Salve a tutti amici di EvoSmart, siamo qua a Milano per la presentazione di Moto G6 Play e poi vedremo anche una sorpresa che arriverà successivamente a queste prime immagini. Allora, questo è Moto G6 Play che ci è stato appena consegnato, un dispositivo che promette davvero bene, con una batteria da 4000 mAh a bordo di questo smartphone, un display Full HD e un aspect ratio, vedete, di 18 noni, che ci permette di abbracciare la moda del momento. Il dispositivo chiaramente assomiglia al già recensito Moto G6 Plus che abbiamo tanto apprezzato. Le piccole differenze sono nella parte posteriore, dove abbiamo una singola camera da 13 megapixel, abbiamo i flash LED e abbiamo il sensore biometrico per sbloccare il dispositivo tramite impronta digitale, cosa che non abbiamo, ve lo faccio anche vedere, in Moto G6 Plus che mi sono portato quest'oggi qui all'evento Motorola. Vedete, il G6 Plus ha una doppia fotocamera, non ha il sensore biometrico nella parte posteriore, ma lo possiamo trovare nel display frontale. Eccolo qua. Ritornando al piccolo Motorola, al piccolo G6 Play, ha una porta micro USB qui nella parte inferiore e nella parte superiore troviamo il jack da 3,5 mm. Un dispositivo che vi porteremo la recensione completa poi nelle prossime settimane. Abbiamo Android 8.0 nativo a bordo, vedete, con la classica interfaccia Motorola. Un dispositivo che promette davvero bene, visto anche il prezzo, da 199 euro. Motorola ha puntato tantissimo sulla fascia mid-range, sulla fascia medio-gamma del mercato, e questo Moto G6 Play vuole assolutamente dir la sua con questo prezzo aggressivo. Ma ecco qui la chicca di oggi: abbiamo Moto Z3 Play. Infatti Motorola ha portato anche alcuni sample del nuovo dispositivo. Guardate il sensore biometrico qua nella parte laterale, come anche Sony aveva messo nel suo dispositivo, una dual camera nella parte posteriore. Guardate com'è riflettente questo smartphone, infatti anche la fotocamera fa fatica a mettere a fuoco. Abbiamo il logo dell'azienda nella parte retro e la famosa contattiera, ovviamente sarà compatibile con tutti i Moto Mods. Nella parte frontale, display anche qui 18 noni, molto bello, si vede anche bene sotto luce diretta del sole. Ve lo sblocco, eccolo qua il display. Disponibilità a partire da luglio, 499 euro al lancio, con anche il modulo batteria compreso nel prezzo. Un dispositivo che punta davvero forte sulla modularità e sui suoi Moto Mods. Così a primo impatto, un dispositivo sottile, si tiene bene in mano, molto molto leggero. Non ha, vi faccio vedere, il jack a 3,5 mm, perché nella parte inferiore troviamo l'USB di tipo C, ma non c'è nessun tipo di jack. Interessante ovviamente la particolarità di interfacciarsi con i vari Moto Mods, vi dicevo 499, e qui nella parte posteriore vedete la dual camera che ci permetterà di avere un effetto a profondità per l'effetto sfocato e per le nostre fotografie. Un buon telefono, un buon prodotto, questa è tutta la nuova gamma Motorola, vedete, con Moto G6 Play, con Moto Z3 Play e con Moto G6 Plus. Un tris davvero molto interessante, trovate già l'anteprima sul sito, quindi trovate l'articolo completo con le foto. Per oggi ragazzi è veramente tutto e noi ci sentiamo ovviamente nei prossimi video.